comprendere in che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in lui, infatti lo invocano, ma vediamo come lo invocano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 38. Non ti importa, pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che ci fa più male è quando ci sentiamo dire: non ti importa di me? È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù, perché a nessuno più che a lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. Meditazione di Papa Francesco, 27 marzo 2020. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono, bentrovati in questo spazio di approfondimento sulla fede ai tempi del coronavirus, un programma curato dalla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Eccoci dunque con una nuova puntata, un nuovo tema da affrontare, tre nuovi ospiti da interrogare e insieme ai quali interrogare la nostra fede. A guidarci, come di consueto, le riflessioni del direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali, Carmine Matarazzo. Ben ritrovato, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti, agli amici e grazie per aver accettato il nostro invito. Professore, oggi partiamo da un interrogativo che scaturisce da una citazione biblica dal secondo libro di Samuele. Il Signore ha mandato la peste in Israele? Prego, a lei la parola. Grazie. Certamente l'affermazione ci turba, o per meglio dire, rilanciamo l'interrogativo ai nostri ospiti e riflettiamo insieme perché la fede fa domande. Quindi siamo convinti di non avere una fede stereotipata che ha solo risposte da offrire. E ci siamo posti questo tipo di interrogativo. Il Signore ha mandato la peste in Israele, 2 Samuele 24:15. E abbiamo riflettuto anche su un altro aspetto, come la parola di Dio può ritornare, deve ritornare al centro delle chiese nelle case, cioè la riscoperta del rapporto tra formazione, approfondimento della parola di Dio e quindi rilanciare il tema della sacramentalità della parola di Dio. I nostri ospiti sono tutti impegnati in campo ecumenico e a loro quindi una riflessione generale a partire da questo interrogativo e sulla necessità che loro hanno sentito, che hanno suscitato, su come i cristiani possono ritrovarsi nella comunione, nell'interpretazione, nella preghiera a partire dalla parola di Dio. Effettivamente, professore, la puntata odierna può essere definita in qualche modo ad alta densità teologica e ad alta densità ecumenica, come si può facilmente intuire dai nomi dei nostri ospiti. Vengo subito dunque a presentarli partendo da quello che, per questioni di provenienza geografica, diciamo così, è un po' più ospite degli altri. Docente presso molti istituti, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, parlo del biblista Ernesto Borghi. Benvenuto, professor Borghi. Grazie, un saluto cordialissimo a tutte le persone in ascolto. Teologo, docente, direttore del Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e da pochi mesi anche presidente del Consiglio regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Benvenuto, padre Edoardo Scognamiglio. Grazie a voi, buona giornata. E se abbiamo iniziato le presentazioni con un biblista che viene da lontano, le chiudiamo con un biblista a noi più vicino, tanto vicino da essere in qualche modo il nostro padrone di casa. Parlo del preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Monsignor Gaetano Castello. Benvenuto, preside. Grazie, buongiorno a tutti. E parto proprio dal preside per la prima domanda. Fin dai primi giorni di quarantena c'è stato un gran parlare di epidemia come punizione divina per le colpe degli uomini.
Che fondamento biblico può avere una tale asserzione? Ma certamente questo è un tema molto grande che si collega alla immagine stessa di Dio sulla quale si è riflettuto e che ha avuto anche attualmente una risonanza in alcune espressioni relative al Dio punitivo e severo e terribile dell'Antico Testamento rispetto al Gesù del Nuovo Testamento. E quindi tutti questi aspetti di un Dio che dorme, di un Dio che è distante o addirittura di un Dio che manda le sventure, naturalmente sono state riprese nei nostri giorni anche rispetto alla pandemia. Questo però va inserito nel quadro generale, per dire, per esempio, il versetto che abbiamo detto ci mostra quel pathos divino di cui parlano i grandi teologi in relazione proprio all'azione di Dio, che cerca di far comprendere a Davide quello che ha commesso, e questo viene espresso attraverso la scelta, no, della punizione che Davide preferisce che Dio commini rispetto al suo malefatto. Ebbene, la peste viene mandata in questo senso, in questo contesto particolare, come un intervento di Dio che muoverà poi Davide a addirittura chiedere perdono e chiedere e riconoscere che quella richiesta che ha fatto è dovuta al suo egoismo, al fatto di non aver voluto relativizzare alla sua figura il male commesso. E quindi c'è sempre una funzione del genere. Ricordo che rispetto a questa domanda una risposta fondamentale la troviamo subito dopo il diluvio, quando Dio mette un segno a cui oggi siamo abituati, l'arcobaleno, no? Che è l'augurio per la pandemia, sul quale Dio conta, perché quando apparirà egli stesso ricorderà la sua alleanza eterna con l'umanità, che è quella di non distruggere più l'uomo con un suo atto, con un suo gesto. Professor Matarazzo, che legame può avere tutto questo con l'azione pastorale? Io veramente vorrei interrogare il professore Borghi, e che ringrazio vivamente per aver messo anche in questo caso a disposizione la sua competenza e in ambito ecumenico e in ambito di riflessione non solo divulgativa ma altamente scientifica sul rapporto Bibbia pastorale. Da pochissimi giorni è stato pubblicato anche un suo intervento, intervista, su questa necessità di riprendere il rapporto, soprattutto per aiutare la riflessione cattolica e degli altri gruppi cristiani affinché le Sacre Scritture siano di nuovo portate al centro della tensione, e soprattutto perché la Bibbia possa riacquistare il centro che merita nella nostra formazione cristiana. E quindi rivolgerei a lui la domanda, la mia osservazione, cioè che se è vero che Bibbia e pastorale sono da riconciliare, come evitare in questo momento particolare eccessi devozionistici, soprattutto curando la formazione per la Sacra Scrittura e quindi rivalutando la sacramentalità della Bibbia. O, per meglio dire, questa esperienza ci sta insegnando che il presente immediato dovrebbe puntare su una formazione biblico-esistenziale dell'esistenza. Prego, professore. Credo che il tema sia di grandissimo interesse e probabilmente potremmo dire che piuttosto che riconciliare Bibbia e pastorale occorre iniziare un'attenzione globale da questo punto di vista, perché la centralità della parola di Dio contenuta nelle scritture, in particolare della Chiesa Cattolica, non ha avuto una cittadinanza particolare. C'è certamente un grande processo di miglioramento e di ampliamento negli ultimi decenni, ma siamo molto lontani ovviamente ad essere arrivati all'approdo. Siamo in navigazione, potremmo dire, per restare nell'immagine dell'episodio evangelico che Papa Francesco ha commentato il 27 marzo in Piazza San Pietro. Ecco, certamente se noi facciamo un esempio a partire da quel testo, per esempio, e potrebbe essere interessante, vediamo come quel brano si colloca all'interno di un percorso che è stato appena preceduto dalle parabole del regno, dove il tema di che cosa significhi fede diventa un tema assolutamente centrale. E in quel contesto, nel momento in cui viene chiamata in causa quella che è la fede dei discepoli che chiamano maestro Gesù,
ma che hanno probabilmente un'idea di rapporto con Dio molto vicina a certo paganesimo, che crede che si possa fare riferimento a una onnipotenza di tipo strumentale. Strumentale significa io faccio qualche cosa per Dio perché Dio faccia qualcosa per me. Ecco, all'interno di questa prospettiva, che è ancora molto diffusa nei nostri ambienti, nel contesto direi non soltanto cattolico certamente, perché ogni realtà ha le sue complessità, ecco, ma questa logica va assolutamente superata. La fede in gioco a partire da quel testo è una fede adulta, una fede matura, una fede che non pretende di ricevere qualche cosa a comando, ma che cerca di lasciarsi interpellare da che cosa è necessario fare per essere effettivamente attenti a Dio nella vicinanza con i fratelli. Bibbia, pastorale, ecumenismo, girerei questa riflessione a Padre Edoardo Scognamiglio per accompagnarci. Sì, io credo che quando in questo periodo la nostra vita è minacciata, noi innanzitutto abbiamo bisogno, sentiamo il bisogno di essere liberati, per cui quando la vita è minacciata vogliamo essere liberati e poi iniziamo a interrogarci sul senso, sul significato. È chiaro che di un Dio che debba punirci non abbiamo bisogno, quindi abbiamo bisogno di scoprire veramente la misericordia di Dio, e credo anche il vero significato della fede e del nostro rapporto attraverso la parola. Mentre ascoltavo gli altri relatori, ripensavo al commento di Lutero proprio al Salmo 119, lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. Lutero nel commento al Salmo si interroga e si chiede: ma perché lampada ai piedi? Beh, perché la fede non fa vedere, la fede fa camminare. Quindi credo che in questo contesto di grande pandemia dovremmo educare, formare le nostre comunità, riscoprire veramente una presenza del Signore attraverso la parola, attraverso il Vangelo, la Sacra Scrittura, e camminare. Quindi il nostro punto di riferimento è camminare nella fede. La fede non fa vedere, fa camminare. Ritornando poi anche al commento di Papa Francesco, credo... Prima di ritornare a Papa Francesco ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ci ritroviamo tra poco tutti insieme qui. Ed eccoci ritornati, Padre Edoardo ci stava proponendo una riflessione sul valore della parola come lampada per il cammino del fedele. Sì, stavo dicendo che citando proprio il commento di Lutero al Salmo 119, la fede non fa vedere, la fede fa camminare, quindi dovremmo veramente in questo tempo di pandemia aiutare le nostre comunità cristiane a riscoprire veramente il primato della parola, cioè di Dio che cammina con noi attraverso il Vangelo. Ritornando poi al commento di Papa Francesco, molto interessante riflettere sul fatto che quando la nostra vita è minacciata, per noi è fondamentale la prossimità. Nel momento della minaccia, della prova, della sofferenza, quando senti che la tua vita sta per finire o è in pericolo, tu vuoi essere accompagnato. Per cui credo che anche in questo senso la fede è fidarsi non solo della presenza di Dio, ma della presenza di Dio che avviene anche attraverso l'altro. E credo che sia importante in questo momento proprio riflettere anche sulla prossimità. Nell'episodio della tempesta sedata, secondo me, c'è da riflettere anche su una presenza di Gesù nell'assenza. Il Cristo che si rende presente perché io so che è accanto a me, però lo posso vedere solo attraverso l'aiuto dell'altro. Quindi credo che una riflessione sulla fede che ci fa camminare sia anche una riflessione comunitaria, un senso di comunità. Cioè nella tempesta, nella prova, nella sofferenza, io credo nella presenza di Gesù che non vedo, però mi sento accompagnato dall'altro, da chi condivide con me la stessa fede. Su questo aspetto noi dobbiamo camminare molto, secondo me, nel nostro cammino di Chiesa, perché si va sempre a una visione apocalittica della sofferenza, della malattia. Perché? Perché noi vogliamo dare delle risposte. È vero che ognuno di noi deve riempire di significato questo tempo di pandemia. Io non credo in una visione unica della pandemia, credo che ognuno di noi in questo tempo di solitudine, di arretramento, di relazioni mortificate, noi dobbiamo personalmente trovare il senso di quello che ci sta capitando, però consapevoli che la fede è veramente credere, qui cito Barthes, nella impossibile possibilità di Dio, cioè che il Signore ci sia accanto nonostante la fragilità, nonostante la morte, nonostante l'isolamento. Questo è un cammino un po' più vero, più adulto, di fede emancipata, nel senso, cioè, di una fede che mi rimette completamente nella presenza del Signore che sembra assente, come nell'esperienza, no, della tempesta sedata. Questo mi sembra un cammino verso il quale ci dobbiamo tutti quanti provare, ecco, dobbiamo camminare in questo modo. Ecco, il professor Scognamiglio ci ha parlato di
di Lutero, ha citato Barth. Proseguirei su questa scia ecumenica e chiedo al professor Borghi: è possibile una interpretazione in chiave ecumenica del passo di Marco 4:38, maestro, non ti importa che siamo perduti, con questi discepoli che sono tutti sulla stessa barca? Io credo che qui non si tratti, per quel che riguarda questo e tanti altri testi biblici ormai, di pensare che ci possano essere interpretazioni sostanzialmente diverse all'interno dei tre grandi filoni del cristianesimo. Certo, ci sono accentuazioni, ci sono differenziazioni, ma per tutti coloro che per esempio si riconoscono variamente in quello che si chiama globalmente metodo storico critico, cioè di un approccio dal testo in sé al testo per la vita di ciascuno, certamente c'è un elemento comune. In ogni caso, in questo brano il rapporto, lo abbiamo ricordato ripetutamente, è tra la fede manchevole, non adulta, dei discepoli e la fiducia piena di Gesù nel Padre, la fiducia piena che lo porta a dormire tranquillamente all'interno della barca. Allora, il richiamo che Gesù fa nella parte conclusiva del testo, un racconto di miracolo, non dobbiamo mai dimenticarlo, probabilmente tra quelli più legati all'intervento dell'Evangelista, tenendo conto anche del contesto naturale del lago di Tiberiade, quindi con la possibilità evidente di suscitare, di avere tempeste che muoiono come nascono con una loro continuità. Ecco, però tornando a noi, il rapporto appunto che penso si possa dare è questo: la fede che Gesù di Nazareth chiede ai discepoli è una fede di vicinanza, di concretezza, una fede, lo dicevo prima, non di carattere magico. E quindi nel riferimento che il professor Scavagnaviglio faceva alla prossimità e alla vicinanza tra persone che hanno condividono la stessa fede, c'è anche quello che noi possiamo fare per chiedere a Dio e nel rapporto con gli altri esseri umani, ai nostri simili, noi verso gli altri e gli altri verso di noi, di essere vicini anzitutto con una attenzione che materializzi l'amore di Dio per gli esseri umani, che dia concretezza a questo amore nel cercare comunque in qualsiasi momento relazioni, anche nel contesto difficile in cui ci troviamo in questo momento. Professor Matarazzo. Bene, penso che gli spunti siano notevoli, ma il mio pensiero va al rapporto perdizione-salvezza, nel senso che rilancerei una grande domanda: tutti sulla stessa barca, differenze o non differenze, o meglio, siamo ancora dispensatori di risposte o dobbiamo imparare a fare domande corrette a partire da una giusta interpretazione e vita biblica, direi, di interpretazione? Direi al professore Castello di aiutarci in questa riflessione per capire se in questa tempesta la manifestazione di Dio è viva come una luce nella testimonianza cristiana o forse è ancora attuale questa domanda che in questo silenzio ci sta in un certo modo ricordando la presenza di Dio. È un paradosso, o sta rivendicando una sua assenza che si cela ai nostri occhi, ma abbiamo bisogno in un certo modo di riscoprire in un altro senso? È sempre così anche nella Bibbia stessa, cioè questa possibilità di interpretare i segni, questa apertura, chiusura che può seguire anche ai segni che Gesù compie, che Dio ha compiuto nei segni salvifici dell'Antico Testamento. E quindi è qualcosa che fa parte, credo, del cammino della fede, che non è esauribile. La domanda su Dio, la domanda sulla sua presenza, la domanda su come riconoscerlo. Io ho molto presente questi nostri racconti di risurrezione che negli ultimi tempi, no, abbiamo commentato anche insieme, per dire di alcune esperienze ecumeniche, pensare a quella barca come un po' un'altra figura di un poliedro di cui ci parlavano, con diverse presenze. Ecco, e queste esperienze ci hanno portato a riflettere proprio sulla necessità di riconoscere il Cristo risorto attraverso tante esperienze diverse, percepite e come esperienze a volte traumatiche, a volte come quella dei discepoli di Emmaus che poi cambiano il percorso, e altre esperienze del genere. Quindi credo che la conoscenza di Dio, bisogna pensare, che anche nella Bibbia è presentata come
attraverso varie differenti esperienze. Questo ci può aiutare molto. Noi non troviamo nella Bibbia un trattato teologico che ci spiega chi è Dio e come interviene, ma troviamo degli interventi durante la storia di Israele e poi con Gesù Cristo alla nascita, no, del cristianesimo. E questo ci deve aiutare a renderci conto che piuttosto che fornire continuamente la risposta per poi partire, no, nella nostra fede, con le nostre confessioni, eccetera, bisogna appunto cercare insieme attraverso domande serie. Cosa che facciamo? Ecco, mi collego a quello che il professor Borghi diceva prima, per aggiungere semplicemente che ci sono però tante belle esperienze, no? Anche nella mia prassi, pratica pastorale con le mie comunità, ormai è prassi comune invitarci reciprocamente tra pastori cattolici e pastori protestanti ortodossi a tenere meditazioni insieme sulla parola di Dio, il che ottempera un po' a queste due questioni che sono aperte: la centralità della parola e dall'altra parte la condivisione ecumenica, che a mio avviso e per la mia esperienza sta portando solo a un notevole arricchimento della nostra vita di fede. Io approfitterei del poco tempo che ci resta per una breve carrellata, oserei dire, per soddisfare una curiosità più giornalistica che teologica, ecco, dopo aver parlato di questi bei argomenti. Com'è cambiata la vostra quotidianità, vorrei sapere da ciascuno di voi, in questo tempo di quarantena? Partiamo dal professor Castello. È cambiata notevolmente, nel senso che ha aumentato molto il mio impegno. Naturalmente, come preside della facoltà, c'è da pensare un po' a tutte le questioni mai affrontate prima, a partire dal lavoro da remoto, per me ma anche per tutti i docenti, per gli studenti, la cura degli studenti. Questa è stata una cosa molto bella, vedere la reazione immediata dei docenti che si sono immediatamente impegnati in vie nuove. E quindi, a dire la verità, sono molto più impegnato come quantità di lavoro, ma anche soddisfatto, e credo che anche questa esperienza apra appunto nuove domande che chiedono nuove risposte anche sulle nostre modalità di incontro, di condivisione, di partecipazione. Quindi al di là della bruttezza di tante esperienze che abbiamo visto, di persone defunte, eccetera, però anche questa esperienza non è insignificante. Professor Matarazzo, torno da lei per rilanciare ad uno dei nostri ospiti un'ultima domanda di un minuto. Andrei al professore Scognamiglio, se riesce anche meno di un minuto, così riusciamo anche a dare una battuta proprio fulminea al professore Borghi. Come vedete oggi la possibilità di ripartire dalla parola di Dio per fare di nuovo catechesi e formazione cristiana? Io credo sia fondamentale. Io mi sono riconvertito online, non sono un grande esperto dei mezzi di comunicazione online e virtuale, però credo che sia necessario, fondamentale in questo momento, rimettere al centro il primato della parola di Dio attraverso catechesi, lezione divina. È quello che tento di fare in modo settimanale attraverso i gruppi da me animati, attraverso anche l'impegno ecumenico. Quindi dobbiamo puntare più sulla formazione, anche sulla lezione divina a carattere liturgico della parola di Dio. Quindi credo che il futuro delle nostre comunità sia non tanto nell'improvvisare celebrazioni e sacramenti online, ma recuperare il primato della parola proprio nella vita delle comunità. Ecco, spero di essere stato Borghi, più che telegrafico, professor Borghi, pochissimi secondi. Credo che le tantissime visualizzazioni del nostro canale YouTube nelle letture bibliche, nelle letture interculturali, testimoniano che dobbiamo investire energie crescenti in queste modalità espressive, fermo restando che certo il contatto personale resta assolutamente insostituibile, ma la parola deve essere al centro in una forma, potremmo dire, costruttivamente formativa. Come sempre, quando si dicono cose interessanti, il tempo appare più tiranno di quanto sia, quindi è scaduto il tempo a nostra disposizione. Ringrazio tutti, vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie, Preside Edoardo, caro professore Borghi. Grazie a tutti. Grazie.